A tutti amici dal vostro Corrado Esposito Personal Trainer, oggi proviamo l'ennesima pizza particolare, pizza ristorante Cameo. Voi dovete sapere che dove abito io, nel piccolo supermarket che c'è nel mio paese, ogni settimana cambia le pizze, quindi una volta ci sta pizza Reggina, una volta bella Napoli, e adesso proviamo pizza ristorante. Non so quali sono le caratteristiche di questa pizza, se il sapore è buono, vedremo adesso a tavola cosa ne penso. Come al solito ragazzi, se vi piace il video lasciate un like e iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Andiamo a provare questa pizza ristorante, andiamo a vedere se veramente vale la pena di acquistarla. Allora vi faccio vedere anche i valori nutrizionali. Quindi per una pizza intera sono quasi 800 calorie, una bella botta. 34 grammi di grassi, 84 di carboidrati e 33 di proteine. Però almeno con una pizza avete mangiato il fabbisogno di proteine di un pasto. Quindi sono almeno sono soddisfatto. Conti che me ne mangio due oggi. Quindi 1600 calorie, giusto per gradire. Faccio vedere la confezione, Cameo. Pizza margherita. La particolarità sono questi pezzi di pomodoro messi all'interno sopra la pizza. Quindi vedremo adesso se poi avranno un buon sapore, se sarà buona la massa, se è buona la mozzarella. Dai, andiamola a provare. Allora, raga, come si presenta la pizza? Ma vi devo dire, esteticamente è bella, parecchia mozzarella. E vedete, ci sono questi pezzettini qua, non so se si vede. Pezzettini di pomodoro, più grandi, pezzettoni, messi sopra, vedete qua ce n'è uno, come potete vedere. Ma secondo me non dovrebbe essere male. Penso che potrebbe essere una delle migliori pizze che abbiamo mangiato finora di tutte quelle che abbiamo provato, le mie patatine, la mia Coca-Cola, il rally che stiamo vedendo. Quindi dai, proviamo il sapore, ecco un altro pezzo, vedi, altri due, tre, tutti i pezzettoni di pomodoro, vediamo un po' se è buono. Primo assaggio. Buona, proviamo pure un po' questi pezzettoni di pomodoro. Non male, allora. La mozzarella è buona. La massa è buona, secondo me è ben lievitata, anche della giusta altezza. Sto pomodoro non mi fa impazzire perché è un po' il pomodoro fresco, mi ricordo pure quando mia nonna ogni tanto faceva la pizza e metteva il pomodoro fresco sopra. Non sono patito, però dà un senso di freschezza alla pizza. Non è male, dai. Allora ragazzi, pizza provata. Allora il prezzo è sui 2,80€, quindi scarsi 3€. Ma la pizza è buona, non è male. E devo dirvi che secondo me vale la pena provarla. Pomodoro molto fresco, a me non mi fa impazzire, preferisco un po' più stagionato, quindi da quel punto di vista dipende dai gusti. Comunque è una pizza mangiabile, ho trovato tutto buono, dalla mozzarella, l'impasto, il pomodoro. Diciamo che è una buona pizza basica. Fatemi sapere che ne pensate e ci vediamo nei prossimi video.